Volevo chiedere, ma il fatto di considerare l'invidia o di voler vedere l'invidia come un qualcosa da cui fuggire, no? Da non, un sentimento da non provare, potrebbe derivare dal fatto che in fondo è come ammettere una mancanza rispetto agli amici, è come ammettere che quelle persone sono in quel momento migliori di noi. Allora io non voglio provare invidia, perché è come se sentirsi più... Devo dire che io sono di quelle persone che ho sempre visto l'invidia come una cosa negativa, questo, quindi non l'ho usato come forza, no? Non hai ragione. Perché senza l'invidia l'uomo non evolve, non si sviluppa. Lui deve imparare dagli altri. Come loro, e vuole essere come loro, anche più alto di loro. Senza questa invidia noi siamo stati adesso in un grado degli animali e non come esseri umani. E mai non saremmo mai scesi dagli alberi o usciti dalle caverne, o forse è meglio usciti dalle caverne. Perché così è, per quale ragione dovremmo farlo? Sto bene così, soltanto grazie che io vedo che all'altro c'ha più di me. Attraverso questo io evolvo, cresco. Vuol dire l'invidia è un'espressione del mio ego, del nostro ego, che attraverso di essa noi siamo arrivati all'evoluzione presente. Adesso, noi, dal fatto che noi, alla fine, noi siamo delle creature, noi dobbiamo comprendere che il creatore, che lui è completo, perfetto, non ha creato nulla fuori di luogo, o di troppo, sino che nulla di male ha creato lui. E tutte le qualità che si trovano in noi, dipende come noi le utilizziamo, queste qualità. Non è che sono malvagie a priori, cioè il tuo utilizzo può essere malvagio o no, però non che in se stessi sono del male. L'invidia non è una cosa negativa come qualsiasi altra cosa, come l'odio, come... Non so, datemi altre qualità negative. Io ti posso far vedere che non esiste una cosa che è negativo o malvagio, sino dipende come noi utilizziamo queste qualità. Per questa ragione, se no, io sono invidioso dei miei amici, che loro si trovano, e nella dazione io non mi trovo lì, questo mi dà a me la possibilità di avanzare. Pensi su questo e vedrai che è così.